Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è lunedì 28 di giugno del 2021 e noi siamo qui in questa puntata per leggere ancora una volta la parola del Signore, perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, in tutte le stagioni, leggendo la parola di Dio. Durante questa puntata non sarà diverso, noi leggeremo la Bibbia, stiamo leggendo il libro di Prima Samuele e durante questa puntata noi leggeremo dal capitolo 12 fino al capitolo 14, versetto 23. Quindi vieni subito con me a leggere la parola. Ti ricordo che oltre a poter leggere la parola, io e te possiamo pregare al Signore durante questo periodo estivo, il lunedì, mercoledì e venerdì alle 7 del mattino, sempre su questo canale di Nicodemo Fabiano. Ma andiamo a leggere la parola di Dio. Prima Samuele, capitolo 12, versetto 1. Parola del Signore. Allora Samuele disse a tutto Israele: ecco, io vi ho ubbidito in tutto quello che mi avete detto e ho costituito un re su di voi. Ora, ecco, il re che andrà davanti a voi. Quanto a me, io sono vecchio e canuto, e i miei figli sono in mezzo a voi. Io vi ho guidati dalla mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi qui. Rendete a mio riguardo la vostra testimonianza in presenza del Signore e in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho derubato? Chi ho offeso? Da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento? Io vi restituirò ogni cosa. Quelli risposero: tu non ci hai derubati, non ci hai maltrattati e non hai preso nulla dalle mani di nessuno. Samuele disse: oggi il Signore è testimone contro di voi e il suo unto pure è testimone che voi non avete trovato nulla nelle mie mani. Il popolo rispose: egli è testimone. Allora Samuele disse al popolo: testimone è il Signore, che costituì Mosè e Aarone e fece salire i vostri padri dal paese d'Egitto. Dunque presentatevi affinché io davanti al Signore discuta con voi alla causa relativa a tutte le opere di giustizia che il Signore ha compiute a beneficio vostro e dei vostri padri. Dopo che Giacobbe fu entrato in Egitto, i vostri padri gridarono al Signore e il Signore mandò Mosè e Aarone, i quali fecero uscire i vostri padri dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo. Ma essi dimenticarono il Signore, il loro Dio, ed egli li diede in potere di Sisera, capo dell'esercito di Azor, e in potere dei Filistei e del re di Moab, i quali mossero loro guerra. Allora gridarono al Signore e dissero: abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato il Signore e abbiamo servito gli idoli di Baal e di Astarte, ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te. Il Signore mandò Yerubbaal, Bedan, Jefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e viveste al sicuro. Ma quando udiste che Naas, re dei figli di Ammon, marciava contro di voi, mi diceste: no, deve regnare su di noi un re, mentre il Signore, il vostro Dio, era il vostro re. Ecco dunque i re che vi siete scelte, che avete chiesto, il Signore ha costituito un re su di voi. Se temete il Signore, lo servite e ubbidite alla sua voce, se non siete ribelli al comandamento del Signore, e tanto voi quanto il re che regna su di voi seguite il Signore, il vostro Dio, bene, ma se non ubbidite alla voce del Signore, se vi ribellate al comandamento del Signore, la mano del Signore sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. Ora dunque fermatevi e osservate queste cose grandi che il Signore sta per compiere davanti ai vostri occhi. Non siamo forse al tempo della mietitura del grano? Io invocherò il Signore ed egli manderà tuoni e pioggia affinché sappiate e vediate quanto è grande agli occhi del Signore il male che avete fatto chiedendo per voi un re. Allora Samuele invocò il Signore e in quel giorno il Signore mandò
tuoni e pioggia, e tutto il popolo ebbe gran timore del Signore e di Samuele. Tutto il popolo disse a Samuele: prega il Signore, il tuo Dio, per i tuoi servi, affinché non moriamo, poiché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto il torto di chiedere per noi un re. Samuele rispose al popolo: non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male, tuttavia non allontanatevi dal Signore, ma servitelo con tutto il vostro cuore. Non ve ne allontanate, perché andreste dietro a cose vane, che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare voi il suo popolo. Quanto a me, lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di pregare per voi. Anzi, io vi mostrerò la buona e dritta via. Solo temete il Signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Considerate infatti le vostre grandi che Egli ha fatti per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete voi e il vostro re. Prima Samuele, capitolo 13. Saul aveva 30 anni quando cominciò a regnare e regnò 42 anni sopra Israele. Saul si scelse 3.000 uomini di Israele, 2.000 stavano con lui a Michmas e sul monte di Betel e 1.000 con Jonathan a Gibea di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ognuno alla sua tenda. Jonathan batté la guarnigione dei Filistei che stava a Geba, e i Filistei lo seppero. Allora Saul suonò la tromba per tutto il paese e disse: lo sappiano gli ebrei. E tutto Israele sentì dire che Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei, e Israele si è reso odioso ai Filistei. Così il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saul. I Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Avevano 3.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque e si accamparono a Michmas, a oriente di Bet Aven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galaad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi, ad abbandonarlo. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza. E offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì all'incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: che hai fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore aveva ordinato. Poi Samuele partì da Gilgal e andò a Gibea di Beniamino e Saul passò in rivista del popolo che si trovava con lui. Erano circa 600 uomini.
Ora Saulo, Jonathan e suo figlio e la gente che si trovava con essi occupavano Gibea di Beniamino, mentre i Filistei erano accampati a Micmas. Dall'accampamento dei Filistei uscirono dei guastatori divisi in tre schiere. Una prese la via di Ofra verso il paese di Su'al, l'altra prese la via di Bet-Oron, la terza prese la via di frontiera che guarda la valle di Seboim verso il deserto. Allora in tutto il paese di Israele non si trovava un fabbro, poiché i Filistei avevano detto: impediamo agli ebrei di fabbricarsi spade o lance. E tutti gli israeliti scendevano dai Filistei per farsi affilare chi il suo vomere, chi la sua zappa, chi la sua scure, chi la sua vanga. Il prezzo della arruotatura era di un pim per le vanghe, per le zappe, per i tridenti, per gli scuri e per aggiustare i pungoli. Così nel giorno della battaglia avvenne che in mano a tutta la gente che era con Saulo e con Jonathan non si trovava né una spada né una lancia. Se ne trovava soltanto in mano di Saulo e Jonathan, suo figlio. Intanto una guarnigione dei Filistei uscì a occupare il passo di Micmas. 1 Samuele capitolo 14, noi leggeremo questo capitolo fino al versetto di numero 23, parola del Signore. Un giorno, Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero: vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei, che è là dall'altra parte, però a suo padre non disse nulla. Saulo stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno di Migron, e la gente che aveva con sé si ammontava a circa 600 uomini. E Aia, figlio di Aitub, fratello di Icabob, figlio di Fineas, figlio di Eli, sacerdote del Signore a Silo, portava l'efod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei, c'era una punta rocciosa da parte e una punta rocciosa dall'altra parte. Una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva a nord di fronte a Micmas e l'altra a mezzogiorno di fronte a Geba. Jonathan disse al suo giovane scudiero: vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o poca gente. Il suo scudiero rispose: fa tutto quello che ti sta nel cuore, fa pure. Ecco, io sono con te dove il tuo cuore ti conduce. Allora Jonathan disse: ecco, andremo verso quella gente e ci faremo vedere da loro. Se ci dicono fermatevi finché veniamo da voi, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro. Ma se ci dicono venite su da noi, saliremo perché il Signore ha deciso di darli nelle nostre mani. Questo ci servirà di segno. Così fecero vedere tutti e due dalla guarnigione dei Filistei e i Filistei dissero: ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti. Gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero, dissero: venite su da noi, che abbiamo qualcosa da darvi. Jonathan disse al suo scudiero: sali dietro a me, poiché il Signore li dà nelle mani di Israele. Allora Jonathan salì arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero. E i Filistei caddero davanti a Jonathan e lo scudiero dietro a lui li finiva. In questa prima disfatta inflitta da Jonathan e dal suo scudiero caddero circa 20 uomini sullo spazio di circa metà di un iugero di terra. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento della campagna e fra tutto il popolo, la guarnigione e i guastatori furono anche essi spaventati. La terra tremò, fu uno spavento terribile. Le sentinelle di Saulo a Gibea di Beniamino guardarono e videro che la moltitudine si sbandava e fuggiva qua e là. Allora Saulo disse alla gente che era con lui: fate l'appello e vedete chi se n'è andato da noi.
e fatto l'appello mancavano Jonathan e il suo scudiero. Saul disse ad Aia: fa costare l'arca di Dio. Infatti l'arca di Dio era allora con i figli di Israele. Mentre Saul parlava con il sacerdote, il tumulto si andava aumentando nell'accampamento dei Filistei, e Saul disse al sacerdote: ritira la mano. Poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono, avanzarono fino al luogo della battaglia, ed ecco in mezzo ai Filistei la spada dell'uomo era rivolta contro l'altro, e la confusione era grandissima. Or, gli ebrei che gli prima si trovavano con i Filistei ed erano saliti con essi all'accampamento dal paese circostante, fecero volta faccia e si unirono anche essi agli israeliti che erano con Saul e Jonathan. Anche tutti gli israeliti che gli si erano nascosti nella regione montuosa di Efraim, quando udirono che i Filistei fuggivano, si misero a inseguirli da vicino per combatterli. In quel giorno il Signore salvò Israele e la battaglia si estese fin oltre Bet Aven. Parola del Signore. Io ti aspetto domani, martedì, perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Lascia la parola di Dio entrare nel tuo cuore. La parola di Dio è il messaggio di Dio, è la bussola per la nostra vita. È il messaggio che Dio usa per colmare il tuo cuore, per trasformare la nostra vita affinché noi possiamo vivere insieme a Lui. Io ti aspetto anche mercoledì per pregare al Signore. Ti aspetto domani per leggere la parola. Che il Signore ti possa benedire. Io prego che tu possa avere una giornata davvero gioiosa nella grazia del nostro Signore. Dio ti benedica grandemente.